Tecnologie digitali, nuove formule organizzative aziendali e nuovi modelli di business. Nel 2022 quasi il 70% delle imprese italiane ha investito in almeno uno di questi ambiti della trasformazione digitale. Per accompagnare la transizione 4.0, le aziende affiancano alla dotazione tecnologica figure specializzate. Complessivamente le competenze digitali di base per la comunicazione visiva e multimediale sono richieste dalle imprese a 3,3 milioni di profili professionali ricercati, pari al 64% del totale delle entrate. Le abilità relative all'utilizzo di linguaggi e metodi matematici e informatici a circa 2,7 milioni di posizioni. È quanto emerge dalle analisi dei dati del volume Competenze digitali 2022, del sistema informativo Excelsior di Unioncamere e ANPAL, realizzata in collaborazione con il Centro Studi delle Camere di Commercio Tagliacarne. Dagli analisti e progettisti di software agli ingegneri elettronici e in telecomunicazioni fino agli ingegneri energetici e meccanici, tra le figure tecniche ricercate spiccano i programmatori, i tecnici web e quelli esperti in applicazioni, ma anche i tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi. Le indagini Excelsior evidenziano una crescita diffusa delle difficoltà di reperimento. È difficile da trovare il 42% delle figure ricercate. È stata firmata dall'ARAN e dai sindacati l'ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area dirigenziale delle funzioni centrali della pubblica amministrazione per il triennio 2019-2021. L'accordo riguarda circa 6.200 tra dirigenti pubblici e professionisti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici che vedono rinnovato così il proprio contratto collettivo di lavoro. Nel campo di applicazione sono compresi anche i dirigenti sanitari del Ministero della Salute, dell'AIFA e i professionisti medici degli enti previdenziali. Il nuovo contratto consentirà di riconoscere aumenti medi del 3,78%, parte dei quali sono stati destinati a retribuzione di risultato. L'intesa pone l'accento sulla graduazione della retribuzione accessoria, che dovrà considerare non soltanto i risultati conseguiti, ma anche la natura degli obiettivi fissati. Le parti hanno disciplinato anche per il personale dirigente e per i professionisti l'Istituto del Lavoro Agile, adeguando di conseguenza anche il sistema delle relazioni sindacali. Viene poi introdotta la figura del mentor, ossia un dirigente o un professionista esperto che viene chiamato su base volontaria ad affiancare il personale neoassunto durante i primi mesi di servizio. Via libera dalla Commissione europea al piano italiano da 300 milioni di euro per rimuovere gli ostacoli tecnici all'interoperabilità ferroviaria. L'obiettivo è promuovere il trasferimento del trasporto di merci e passeggeri dalla strada alla rotaia e migliorare la sicurezza e l'efficienza del trasporto ferroviario. L'Italia intende sostenere l'installazione dell'ultima versione disponibile del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario. Si tratta di un sistema unico comunitario che mira a sostituire i diversi impianti nazionali attualmente in funzione in tutta Europa per migliorare l'interoperabilità ferroviaria tra i paesi e la competitività dei trasporti. L'Italia mira a implementare il sistema europeo sull'intera rete ferroviaria nazionale entro il 2036. Nell'ambito del piano di aiuti approvato dalla Commissione europea saranno erogate sovvenzioni dirette alle imprese ferroviarie fino al 31 dicembre 2026 per l'acquisizione e l'installazione di apparecchiature di bordo. Il via libera della Commissione rientra nella strategia dell'Unione per una mobilità sostenibile e intelligente nell'ambito del Green Deal europeo. Secondo Bruxelles, il piano di aiuti italiano è proporzionato e ha un impatto limitato sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. Per la Commissione vengono così rispettate le norme comunitarie sugli aiuti di Stato. Abbassare, ove possibile, la pressione fiscale gravante sui contribuenti è una priorità del governo che ha dato seguito all'archiviazione di alcune microtasse. Potrebbero sparire subito la tassa di iscrizione all'università, la tassa sulla tredicesima dal 2024, possibile addio al superbollo già annunciato da tempo, come anche la tassa sui biliardini, come tutti gli altri apparecchi di intrattenimento che non
erogano vincite in denaro. Tra le altre microtasse che potrebbero presto scomparire, abbiamo anche l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e sugli aeromobili privati, i diritti di licenza sulle accise, la tassa regionale di abilitazione all'esercizio professionale, l'addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche, la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto e la tassa regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili.